Buongiorno, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con TRM Live Special, la nostra ora e 30 di intrattenimento, di informazione e di quant'altro rispetto a quello che succede in Puglia e in Basilicata. Saluto il mio compagno di viaggio mattutino che è Giovanni Scandiffio con i suoi giornali pronto per commentare e leggere. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte voi e a tutti voi. Ebbene, iniziamo subito come di consueto. Avremo tanti argomenti oggi. Parleremo di carceri, parleremo di 118, parleremo di nuove produzioni di TRM e torneremo, perché no, sulla festa della Bruna e anche di Marateale. Ma riannodiamo un po' i fili della giornata trascorsa e parliamo di G7 in Puglia. Come sapete, si terrà nel 2024 nel territorio pugliese. Vediamo di che cosa si parla, di quale località si vocifera. La presenza in Puglia nei giorni scorsi della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riaperto il dibattito sulla possibile città che ospiterà il G7 presieduto dall'Italia nel 2024. Un dibattito fondato per ora soltanto sulle ipotesi. L'indicazione della Puglia come regione ospitante è stata fornita dalla Premier al termine dell'ultimo summit a Hiroshima, quando Meloni ha spiegato che la scelta è ricaduta sulla regione, dato il ruolo storico rivestito come ponte tra Occidente e Oriente. Tra le città che al momento sono comparse come papabili sulle colonne dei giornali ci sono Castel del Monte, Lecce, Brindisi e Otranto. La Valle d'Itria sale nelle quotazioni, per così dire. Dopo il Consiglio europeo a Bruxelles sul tema migranti, la Presidente è atterrata infatti in Puglia. Per una breve vacanza con la famiglia, riportano alcune testate, che però è diventata pretesto per una nuova ricognizione del territorio. Meloni è alloggiato in un noto resort a Savelletri. A mettere sul piatto una nuova proposta è stata nelle scorse ore la Confindustria Taranto, che ha puntato su Martina Franca. Il comune, ha dichiarato il presidente Salvatore Toma, gode di una posizione privilegiata che, oltre a farne il centro della Valle d'Itria, la vede equidistante rispetto alle tre province di Taranto, Bari e Brindisi, diventando così snodo ideale per chi vuole godere delle meraviglie della nostra Puglia. Comunque vada, ha affermato invece Beatrice Lucarella, delegata di zona della Confindustria Taranto, occorre lavorare fin da ora per far sì che Martina Franca esprima il meglio e risolva i problemi di viabilità, i lavori che ancora insistono sulla strada statale 172 che dovrebbero essere ultimati a breve. La data del G7 sarà individuata presumibilmente nella seconda parte di giugno 2024. Ebbene, questo è il primo servizio, Giovanni, argomento insomma, di cui si parlerà nei prossimi mesi, sicuramente data l'importanza del meeting, ma poi quando si deve scegliere la località, anche lì si creano sempre dibattiti. Ricordiamo un po' quando si è tenuto anche tra Matera, Brindisi Eh e beh, Bari. quell'altro quell'altro G7, ma quel G7 sembrava più delineata la scelta, un pochino più chiara. Ma voglio dire, sotto questo aspetto, intanto il dato di fatto, che è quello importante, è la scelta della Puglia da parte del governo italiano per quel che riguarda appunto la seduta, le sessioni del G7 per l'anno venturo, e questo è sicuramente importante. Poi ancora c'è da capire dove e come, ma questo ancora per molto si andrà avanti su questo discorso, che non sono polemiche, poi ognuno tira un po' l'acqua verso casa sua, e devo dire tutte case prestigiosissime in questa ipotesi. Soprattutto in Puglia ci sono dei posti bellissimi, tant'è che la Presidente del Consiglio, che si è concesso un fine settimana veloce a Egnazia, come viene detta appunto quella zona, si è pensato anche che fosse come dire, una perlustrazione, no? Per poter capire se potesse essere proprio quella la sede. Certo è che non ci sono stati pronunciamenti, almeno su questo argomento. Giorgia Meloni si è pronunciata su ben altro, no? E l'ha fatto direttamente l'ha fatto con gli imprenditori, e quindi all'Assemblea Generale di Assolombarda,
a Milano. E infatti leggiamo subito: il miracolo italiano, Meloni alle imprese, cresciamo e siamo i più affidabili Unione Europea sulla transizione ecologica e scontro aperto con le opposizioni. Ma intanto all'assemblea di Assolombarda Meloni ha detto: voi siete la locomotiva d'Italia. Il premier dice: basta tafazzismo, quindi non danneggiamoci, non autodanneggiamoci, ecco questo è il termine giusto, metteremo a terra tutte le risorse del PNRR, nel senso che saranno tutte utilizzate. E poi ancora c'è l'annuncio di un Chips Act per rendere il paese competitivo sul fronte dell'alta tecnologia, della battaglia per scorporare gli investimenti strategici dal piano di stabilità. Va detto che su questo tanti i commenti, non tutti la pensano alla stessa maniera, vedremo anche altri, in particolare altri i commenti tra Corriere e Repubblica, ma le vediamo subito. In Puglia ci sono intanto le dichiarazioni di Fontana, presidente di Confindustria Puglia, e Salzedo di Legambiente: serve una nuova politica industriale in Puglia, le stesse priorità ma istanze diverse. Questo lo dice in particolare sia per Fontana che Salzedo. Ma vediamo anche: senza sostenibilità economica e sociale si va a sbattere, le aziende si stanno adeguando e l'agenda 2030 è un obiettivo da raggiungere. Questo un po' il discorso che ha a che fare con le dichiarazioni appunto di Meloni. Ma vediamo il Corriere della Sera. A questo punto facciamo anche un percorso per quel che riguarda appunto la politica nazionale, perché questo è un argomento di portata nazionale, direi anche europea. Sfida sulle alleanze europee, gli imprenditori lombardi a Meloni: noi la locomotiva del continente. Per la verità anche Meloni aveva detto la stessa cosa, la Gazzetta l'attribuiva la dichiarazione alla Meloni. Tassi, critiche della BCE. E poi ancora dice Tajani: mai con i tedeschi di AfD e con Le Pen. La replica di Salvini: niente veti sui nostri alleati. Sapete che c'è polemica rispetto alle posizioni nell'Unione Europea. Imprese del Nord all'attacco della BCE, Meloni: cresciamo più degli altri. Mentre vediamo anche Repubblica che dice: destra separati in Europa, insiste sul concetto di distacco, no? Mentre per quel che tra all'interno della destra italiana, Tajani a Salvini: mai con Le Pen, destra in frantumi sulle alleanze dell'Unione Europea. E poi ancora va detto che appunto il freddo di Assolombarda con il governo, questa è la posizione, è quello che dice Repubblica. Il PNRR, rimaniamo ancora su temi che toccano il nazionale ma anche l'europeo, il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma andiamo a Foggia. Può favorire la sinergia tra il pubblico e il privato nella sanità potenziando i servizi sanitari, lo ha detto proprio a Foggia l'ex sottosegretario Costa visitando le strutture di Universo Salute Opera Donuva. Vediamo. Il PNRR è una risorsa incredibile, una grande occasione per potenziare l'offerta di servizi sanitari e la medicina territoriale. Ne è convinto Andrea Costa, esperto del ministro Schillaci in strategie di attuazione del PNRR ed ex sottosegretario. Costa è stato ospite a Foggia del management di Universo Salute, Opera Donuva. Ma può essere una grande occasione persa? Si corre questo pericolo? Ma no, io credo che è una grande occasione, una grande opportunità. Il PNRR non è la soluzione dei problemi, ma è uno strumento che, se ben utilizzato, ci può aiutare a trovare risposte importanti per il territorio. Siamo perfettamente in linea con quelli che sono i target europei, le regioni stanno procedendo rapidamente in un percorso condiviso con il governo, quindi dobbiamo guardare al futuro con ottimismo, con fiducia, e finalmente riusciremo a ridisegnare un sistema sanitario nazionale più vicino ai cittadini, più vicino al territorio,
territorio aumentando la medicina territoriale. La ricetta è quella di creare una sinergia operativa e funzionale tra pubblico e privato, soprattutto alla luce dell'esperienza pandemica che può servire da monito. La pandemia ci ha insegnato che la sinergia tra pubblico e privato è una cosa ottima e straordinaria. Se oggi il nostro paese è tornato alla normalità è grazie a un percorso condiviso tra sanità pubblica e sanità privata, e anche il PNRR certamente presenterà delle occasioni, delle opportunità in cui condividere i percorsi, nella consapevolezza che tutti abbiamo il solito obiettivo, quello di fornire i servizi ai cittadini nel modo migliore, quindi sappiamo quanto il privato può fornire eccellenza e quanto ci può aiutare nel dare le risposte migliori. I temi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in questo caso si trattava di Foggia, ma comunque fanno sempre discutere, non si è ancora compreso bene se la prima rata è arrivata, se la seconda arriverà. Giovanni, insomma, i temi sono sempre abbastanza dibattuti. Intanto qualche rata è arrivata, secondo me è arrivata una buona parte anche sostanziosa della prima, diciamo non tutta, anche perché ci sono dei riscontri, non è che sono erogazioni di fondi così, no? Dall'Unione Europea hanno bisogno assolutamente di verificare come vengono utilizzati i fondi, e in Grecia, in Spagna, in Portogallo e in Italia mi sembra una cosa normale. Beh, almeno la verifica. Addirittura si pretendevano delle riforme affinché noi potessimo usufruire dei fondi. Addirittura dei paletti preventivi sono stati non buttati so se giù, le almeno quello. Sono state fatte. Ma grosso modo qualche riforma. Se andassimo no, a leggere qualche dire. Giornale del 2020, quando insomma si discuteva di come questo PNRR dovesse essere utilizzato, scopriremmo cose assolutamente diverse da quelle che poi adesso andiamo a vedere, andiamo a leggere. Però per la verità devo dire che sotto questo aspetto anche quello che ha, e lo riprendiamo sul fronte del PNRR, il discorso che Meloni ha fatto alla Solombarda, anche se dice Repubblica non ha scaldato gli industriali, la Premier all'assemblea di Assolombarda, l'Italia cresce ed è affidabile, piccolo miracolo, merito del nostro lavoro, non so di chi, applausi tiepidi dalla platea, posizioni ancora distanti su molti temi, e poi ancora sul cuneo fiscale parte la richiesta di 16 miliardi, ma intanto sul fondo proprio, sul PNRR e sul finanziamento, io ritengo che si stia sostanzialmente erogando, ovviamente con molta molta attenzione, i denari stanno arrivando, tra l'altro dice Meloni, metteremo tutto a terra, nel senso che li utilizzeremo tutti, non ci terremo niente nei depositi. E c'è anche un dato interessante, che è quello che riguarda il salario minimo di 9 euro l'ora, la proposta è dell'opposizione, dalle imprese ai sindacati tutti d'accordo sul sì al salario minimo di 9 euro, il feeling tra Conte e Schlein contro l'incendio sociale, mette insieme anche Confindustria, CGL e UIL, si sfila solamente la CISL su questo argomento, ma intanto questo può essere un percorso possibile, anche perché, voglio dire, poi sotto questo aspetto maturano altre scelte particolari per quel che riguarda le politiche regionali, no? Perché se andiamo a vedere cosa ci ritroviamo, c'è un'intervista a Michele Emiliano qui sempre su Repubblica. Emiliano, la destra non ha capito, così si aiutano le famiglie, ma anche, non va dimenticato, la civica di Emiliano, vale a dire CON, si chiama così, la sì. Civica di Emiliano apre a destra. Boccardi, neo coordinatore regionale di CON, parliamo ai moderati e a tutti i partiti. Questo perché sostanzialmente sotto questo aspetto sono cambiate, come dire, le posizioni e anche gli irrigidimenti che abbiamo visto in passato tra destra e sinistra, e il discorso, se da un lato può essere letto in maniera, come dire, semplice, vi state mettendo insieme perché così potete ancora mantenere e governare, questa è una lettura particolare, c'è l'altra lettura che è molto più concreta, secondo me più seria,
è meglio evitare ogni steccato, ma far andare avanti economia e sviluppo e governare i territori. E su questo mi sa che Emiliano è un pochino avanti rispetto agli altri presidenti delle regioni e quindi è una cosa da tenere sotto controllo. Sovraffollamento di detenuti e carenza di agenti penitenziari, se ne va parlando da tantissimi mesi, forse anni. Ieri c'è stata una protesta proprio lì dinanzi i locali che appunto sovrintendono a questa situazione. Proprio c'è stato un incontro con i sindacati a margine della protesta che si è svolta sotto la sede della prefettura, ed era la prefettura esattamente di Taranto. E noi andiamo in collegamento con Mimmo Sardelli, che è segretario della FPCGL Taranto, che saluto e ringrazio. Ben trovato. Salve, buongiorno a tutte e tutti. Ecco, una situazione che va avanti da quanto tempo, quello del sovraffollamento di detenuti e carenza al contempo di agenti penitenziari? Guardi, è una situazione ormai atavica presso la casa circondariale di Taranto. Io do solo dei numeri che forse più di ogni altra cosa possono rappresentare la situazione reale. La casa circondariale di Taranto ha una capienza regolamentare per 500 detenuti e ne sono presenti sistematicamente sempre più di 800. A giovedì scorso ce n'erano 801. A fronte di questo iperaffollamento di popolazione detenuta, erano previsti in pianta organica 277 operatori di polizia penitenziaria, ripeto, tarati su 500 detenuti, non su 800, e ce ne sono in servizio 244. Io voglio ricordare che la polizia penitenziaria non cura solo la vigilanza all'interno della casa circondariale, ma assicura anche la vigilanza sulle attività trattamentali e rieducative, assicura i trasferimenti verso tutti i tribunali italiani e le strutture penitenziarie italiane, strutture sanitarie. È una condizione ormai inconcepibile. Guardate, dico un altro dato che può essere emblematico. Loro, in virtù dell'accordo quadro nazionale, i poliziotti penitenziari dovrebbero lavorare 6 ore al giorno. Bene, su Taranto in maniera sistematica hanno turni da 8 ore che spesso e volentieri si protraggono fino a 10, 11, 12, 14 ore a seconda delle evenienze. Non è una condizione più accettabile. Non lo è perché comunque sia noi siamo in presenza di lavoratori e servitori dello Stato che vengono maltrattati. Cioè, l'idea che il carcere sia una discarica sociale per i detenuti e per le poliziotte e i poliziotti penitenziari è una condizione per noi inaccettabile. Diceva Voltaire, un filosofo illuminista, che lo stato di civiltà di un paese lo si vede dalle condizioni delle proprie carceri. Bene, se questa è la condizione in cui si trovano i penitenziari italiani e in particolar modo il penitenziario di Taranto, io vorrei ricordare a tutti che il carcere di Taranto è il carcere col maggiore sovraffollamento all'interno di tutto il territorio nazionale. Quindi sono dati di per sé incontrovertibili a fronte di un'amministrazione penitenziaria che spesso e volentieri nicchia. Io voglio solo ricordare che il 28 febbraio scorso noi abbiamo avuto un incontro in prefettura insieme al prefetto e al provveditore regionale della Puglia e Basilicata per l'amministrazione penitenziaria, nel corso del quale il provveditore si era impegnato a procedere ad uno sfollamento di almeno 60 detenuti e a rafforzare l'organico di polizia penitenziaria. Bene, a distanza di 4 mesi non è avvenuto nulla di questo, i detenuti sono sempre oltre 800, la polizia penitenziaria non è stata rafforzata, anzi, sabato e domenica 5 sottufficiali hanno fatto il loro ultimo turno perché sono stati trasferiti, perché poi il meccanismo che scappa è quello proprio di scappare dal carcere di Taranto anche per le lavoratrici e i lavoratori che all'interno prestano la propria attività. E non mancano episodi di cronaca proprio a fronte di questa situazione insostenibile che c'è all'interno del penitenziario, come quella di suicidi, quella di scontri con gli agenti di polizia penitenziaria, insomma ne succedono di tutti i colori, possiamo dirla anche così. Il tasso su... Piccolo problema di collegamento con Skype, magari proviamo a ripristinare succede. È rimasto proprio l'immagine bloccata. Mi sente Sardelli? La sento. Ecco, può riprendere il concetto perché probabilmente non l'abbiamo ascoltato, non l'abbiamo sentita. Quella di Taranto in particolare e gli episodi di aggressione che sono pressoché giornalieri sono l'indice maggiore di questa situazione ormai inaccettabile. Perché comprendete bene che i suicidi,
le aggressioni violente, sono proprio il sintomo di questo malessere presente. Io voglio solo ricordare che queste lavoratrici e questi lavoratori sanno quando iniziano a lavorare, non sanno quando finiscono, non sanno in che condizioni tornano a casa. Gli episodi di aggressione sono quotidiani e solo grazie alla capacità di gestire i conflitti interni e alla professionalità degli operatori che questi episodi spesso non travalicano in vicende molto più gravi. Io voglio solo ricordare che non più tardi di un mese e mezzo fa c'è stato un poliziotto che è ancora ricoverato presso il Biuli di Acquaviva, che sostanzialmente ha subito un'aggressione violenta, che solo grazie all'intervento anche di altri detenuti ha evitato che ci fossero esiti ben più gravi. Voglio solo ricordare che nelle ore serali c'è un solo poliziotto che vigila su un intero piano fatto da 3 sezioni. Sono dati che di per sé rappresentano la drammaticità del momento, e quindi gli episodi suicidiari, le aggressioni violente, non sono altro che la punta dell'iceberg di questa situazione. Noi chiediamo, lo abbiamo chiesto ieri alla prefettura, lo chiediamo agli organi dell'amministrazione penitenziaria, di considerare in generale gli studi di pena, ma per quanto ci riguarda la casa circondariale di Taro, non una discarica sociale, ma un luogo in cui lo Stato riafferma la propria potestà statuale, non un luogo abbandonato da tutte e da tutti. Lo dobbiamo alla dignità della nostra casa. Nuove strutture che potrebbero, insomma, dar modo di risolvere questa situazione? In questo momento basterebbe almeno un piccolo segnale. Ripeto, 2 sono le direttrici immediate. Lo sfollamento dei detenuti, una casa circondariale pensata per 500 detenuti non può contenere al suo interno sistematicamente più di 800 detenuti, e un rafforzamento degli organici di polizia penitenziaria. Sono 2 direttrici che, seppure non risolverebbero in maniera definitiva e strutturale il problema, quantomeno lo renderebbero più gestibile e meno drammatico di come oggi si pensa, di come oggi si manifesta e di come di fatto da anni ci sono sottosegretari, parlamentari, abbiamo avuto governi tecnici, governi di centrodestra, governi di centrosinistra, ma il dato costante è che al di là delle passerelle, poi in concreto non c'è nulla di concreto. Bene, grazie al Mimmo Sardelli, segretario FPCGL Taranto. Ricordiamo che hanno partecipato alla protesta anche CISL, FNS, UIL PA e SAPE. Grazie ancora. Arrivederci, buona giornata a tutti. Giovanni. Un po' tutti quanti i sindacati, insomma, erano presenti lì, il sit-in era quello che ha caratterizzato proprio ancora una volta il tentativo di mettere, o meglio il tentativo secondo me anche riuscito, di mettere in luce i tanti problemi dell'universo carcerario, perché sono tanti e sfaccettati, e riprende su questo discorso appunto la cronaca della Gazzetta, in particolare l'edizione di Taranto, carcere, situazione esplosiva, c'è la protesta dei sindacati e quindi il rapporto tra ospiti, carcerati e guardie non è assolutamente a favore di queste ultime, manca evidentemente ancora, manca il personale, c'è il discorso complessivo da sempre esistente del sovraffollamento, ma c'è anche altro, perché sennò finiamo per dire solo una serie di cose e non le altre. I penitenziari, c'è cioè un mix letale, cioè troppo sovraffollamento di detenuti e carenza di agenti. E certo, quindi è chiaro che il problema diventa, perché se ci fosse uno solo dei 2 problemi risolto già si potrebbe tirare avanti, ma guardate che c'è anche altro: visite fantasma in carcere, 4 medici sotto accusa, chiusa l'inchiesta, nei guai 3 specialisti e anche l'ex direttore sanitario, le indagini risalgono al 2015, a un solo detenuto sarebbero stati estratti 40 denti, 8 in più di quelli di quanti se ne può possedere un essere umano. Insomma, leggiamo anche fatti, come dire, di questa portata, che da un lato rischiano un po' di diventare anche ridicoli, ma dall'altro sono fatti serissimi, perché in questa maniera sostanzialmente si sono fatte molte più visite di quelle necessarie, soprattutto assolutamente pare, sentiremo poi i risultati, è chiusa intanto l'inchiesta, ma sentiremo i risultati processuali su questo discorso. Va detto anche, non ha a che fare con le carceri, ma siccome è un brutto segno, no, ed è un,
un brutto comportamento, le mani sui conti degli anziani, un avvocato finisce ai domiciliari, il professionista avrebbe dichiarato l'assunzione di finti badanti cinesi per incassare il denaro. Insomma, anche sotto questo aspetto non mi pare una cosa positiva, anche perché è giusto da un lato fare in modo che l'universo, che il mondo carcerario abbia dignità sotto questo aspetto, e che ognuno debba scontare la giusta pena quando la pena appunto è giusta, ma dall'altro bisogna tenere presente che sfruttare gli anziani mi sembra veramente un crimine inespiabile, proprio una cosa che mi dà fastidio come concetto, ecco. C'è una notizia, grazie Giovanni, intanto c'è una notizia delle prime ore del mattino. Nelle prime ore della mattina, militari del NAS di Bari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani e con il supporto dei competenti comandi provinciali carabinieri, stanno eseguendo tra l'altro 18 misure cautelari personali emesse dal GIP del Tribunale di Trani a carico di titolari dipendenti di aziende ittiche di Biceglie, di una società di consulenza e di un laboratorio privato di Avellino, nonché alcuni provvedimenti di sequestro sia impeditivo che per equivalente anche a carico di alcune delle società coinvolte. Ai destinatari delle misure è contestato il reato di associazione per delinquere, finalizzata tra l'altro all'adulterazione di sostanze alimentari, frode e falso inerenti l'attività di produzione e commercio di prodotti ittici in tutto il paese. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa. Intanto andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo qui. Tra qualche minuto parleremo di un buco di circa 230 medici nel servizio del 118 in Puglia. Dovrebbero essere, pensate, 530, ma attualmente ne sono in servizio 300. Ne parleremo con Mario Balzanelli, presidente nazionale del SIS 118, allorché avremo il collegamento Skype con lui. Chiedo alla regia se siamo nelle condizioni di poterlo fare. Non ancora, lo facciamo tra qualche minuto. Giovanni, non so se tu hai già qualcosa in merito per introdurre la notizia, altrimenti sì. Poi... Sì, in effetti ciò, e lo prendo dalla Gazzetta, l'ira dei medici, lavoro in più ma con stipendi ancora più bassi, quindi c'è un altro aspetto solito, insoluto, difficilmente risolvibile secondo me per certi versi, del numero dei medici. Le aziende possono ricorrere a un orario aggiuntivo per raggiungere i risultati, facendo rientrare le ore in più in un generico fondo. Questa è l'ipotesi contrattuale. L'impegno non sarebbe retribuito in modo adeguato, dicono invece i medici. Si dovrebbe lavorare per 38 ore settimanali, ne facciamo in media 70. Guardate che tanto, da 38 a 70, devo dire che una bella... quasi il doppio, quasi, non proprio il doppio. Oggi l'incontro con il ministro, sindacati dei camici bianchi pronti alla rivolta, per la verità. La Puglia aggiorna la rete ospedaliera ed ecco i nuovi posti letto, anche su questo si sta creando appunto... altri momenti importanti, eccolo qui, Repubblica Bari infatti dice quasi 1000 posti letto in più, aumentano anche i privati, via al piano ospedaliero, preoccupa la carenza dei medici nel Barese, calano le ambulanze che li hanno a bordo, l'assessore Palese ammette è emergenza, a fine settembre ci sarà la riorganizzazione del servizio del 118 ed ecco qui, via al piano ospedaliero, altri 941 posti letto e più spazio ai privati, dice l'assessore, è emergenza, ma sotto questo aspetto intanto 941 posti letto in più significa dover sicuramente pensare ad aumentare anche il numero dei medici, 120, il numero di quelli impegnati nell'emergenza urgenza, e sarà ridotto da 145 a 120, mentre da ridisegnare il 118
con altri 900, ma soprattutto il dato principale è quello di 941 posti letto e più spazi ai privati. Nel Barese ci sarà meno personale medico a bordo delle ambulanze, mentre va detto che tutto questo in qualunque caso dovrebbe permettere alla sanità di funzionare meglio, dovrebbe essere una, non dico una boccata di ossigeno perché boccheggiante proprio non lo è, ci sono anche cose positive nella sanità della Puglia e in parte anche, ma molto in parte anche della Basilicata. Ecco qui ospedale, qui abbiamo addirittura altri 900 posti letto, quindi il dato è un pochino differente, risparmi sulle cure in altre regioni, praticamente via libera dell'aggiunta al nuovo piano, obiettivi ridurre le spese per almeno 70 milioni, mentre sì, 70 milioni di euro appunto, tutto questo anche lo si potrà fare rimodulando il discorso delle spese precedenti, quindi già questo è un discorso che è iniziato da molto tempo e va avanti da molto tempo e sicuramente è un fatto che può permettere di rendere migliore il servizio da un lato, ma anche di fare in modo che tutto sia adattato alle necessità, insomma, e sia rispondente alle necessità della sanità. In Basilicata abbiamo intanto tanti argomenti su questo, in questo settore, in particolare l'Associazione Nazionale ANSB, Nuova Sanità e Benessere, dice condanna ferma dell'ANSB per lo stop ai ricoveri programmati in occasione della festa, la ASM merita un altro manager, ancora una volta un attacco al DG, al manager, Pinto a Bardi, non continui a fare finta di nulla e chiama in causa anche il prefetto. Pulvirenti solo al comando, ci rimettono i deboli, questa è la posizione in particolare del capogruppo del PD Cifarelli, che attacca il DG, l'amministrazione regionale deve intervenire, sarebbe la cosa migliore. Melfi, e siamo sempre nella sanità, lo cito proprio perché siamo ancora nel settore drammatico. Melfi, pediatria è alla deriva, dice Sarli, un singolo infermiere per turno, a rischio i bambini e le mamme, la denuncia della UIL FPL sulle gravi criticità dell'ospedale per carenza di personale. La Regione e l'AOR mettano subito fine a questa situazione. Poi ancora, la CGL incalza l'ASP di Potenza e chiede un incontro urgente all'assessore, un piano straordinario di assunzioni per la verità. Il sindacato dice rivedere i fabbisogni, in servizio anche gli infermieri precari, mentre Medici in Lucania sarebbe Villa d'Agri, soltanto la prima tappa sulle criticità della sanità. Insomma, come al solito, quando si parla di sanità abbiamo sempre argomenti di grande difficoltà particolare che riguardano e la Puglia e la Basilicata, ovviamente differenti sostanzialmente nelle loro situazioni. Qui vediamo i posti letto che aumentano, lì vediamo un problema di gestione anche di tutto l'apparato sanitario, però come ho sempre detto anche in passato c'è anche un aspetto particolare che è quello che ha a che fare con i centri di eccellenza, perché ci sono, e tutto questo sicuramente non va trascurato. Va detto poi che per quel che riguarda, insomma, il discorso, l'abbiamo visto, il discorso appunto della rete ospedaliera che viene aggiornata e anche dell'IRA dei medici, però cambiando un attimo argomento e pensando ad altro in questo momento, ma proprio velocemente, va anche ricordato che
per quel che riguarda in particolare l'acquedotto pugliese, per esempio, che è un argomento importante anche questo, lo leggiamo dalla Gazzetta di Taranto: AQP risana le condotte, freno all'emergenza idrica, lavori per 27 milioni di euro. E vediamo poi ancora il sopralluogo del DG dell'acquedotto Porti in Casa con il consigliere Lonoce e anche il sindaco Melucci. Insomma, anche questo è un argomento che non va trascurato. Perché? Perché per quanto non sia direttamente connesso a quel tipo di emergenza, è quella delle carceri e quella della sanità, emergenza idrica è sempre molto preoccupante. Ecco qui, l'articolo a tutta pagina, a tre quarti di pagina, AQP stop emergenza idrica, tra i cantieri più innovativi di Europa, sono andati a verificare proprio questo, risanamento delle condotte per lavori per 27 milioni di euro, da Paolo VI a Ponte Punta Penna, 7 chilometri di tubazioni da 800 mm, devo dire che sotto questo aspetto mi sembra un discorso importante. Tra l'altro va anche ricordato che per quel che riguarda questo argomento, ci siamo, è sempre positivo aggiornare e rivedere le condotte idriche anche per non disperdere l'acqua preziosa. Bene, avevamo introdotto dopo la pubblicità questo spazio per parlare della mancanza di medici nel servizio 118, poi avevo chiesto la cortesia a Giovanni Scandiffio di prendere tempo perché il collegamento non riuscivamo a installarlo con Mario Balzanelli, appunto presidente nazionale del SIS 118. Nel frattempo ci siamo dimenticati qual era il problema. 230 medici, un buco nel servizio 118 in Puglia. Balzanelli, intanto buongiorno. Buongiorno a voi. C'è la possibilità di risolverlo questo problema? No, non lo so, comunque ci sono, vi sento. Intendevo il problema del buco dei medici, non del problema del collegamento. Il collegamento adesso c'è. 230. Allora, il tema è nazionale, i medici stanno andando via in massa dal sistema di emergenza territoriale in tutte le regioni, perché pesantemente discriminati rispetto ai colleghi del pronto soccorso che hanno beneficiato di indennità premianti nell'ultimo decreto, il decreto bollette, e di indennità specifiche corrisposte per la maxi emergenza pandemica. Quindi non si comprende perché difendere la vita sul territorio in condizioni difficili, ipercomplesse, sfidanti, tempodipendenti, con tanti rischi, intanto di fare incidenti stradali e di farsi male, incidenti che si sono verificati. Noi abbiamo una lunga storia decennale di colleghi che sono anche morti. Ecco, condizioni economiche dispari, indennità premianti negate a più riprese ai medici del 118, e fondamentalmente condizioni contrattuali irricevibili, perché basti pensare che confrontati gli stipendi degli stessi con quelli dei colleghi di qualsivoglia altro settore lavorativo, questo confronto rischia di essere impietoso nei confronti di professionisti di altissimo valore che salvano la vita H24, che difendono lo Stato strenuamente, che si sono posti come barriera salvavita del Paese nei confronti della maxi emergenza pandemica. Ricordo che senza il sistema 118 la gente sarebbe morta nelle case, per ricevere da parte dello Stato un'indifferenza impressionante. Pensate che nel PNRR ogni pagina dello stesso ignora il 118. Il 118 sui 7 miliardi che vengono dedicati alla sanità non è neanche nominato. Ogni qualvolta si è discusso di rinforzi alla sanità territoriale, il grande escluso è stato sempre il 118. Ma anche le condizioni gestionali, le condizioni logistiche, il rischio di essere aggrediti
la mancanza di un numero di mezzi adeguato alle esigenze di arrivo tempo dipendente sui vari scenari, quindi un complesso di situazioni che abbinate a una vita di sacrificio H24 sotto il sole a Ferragosto senza pause, senza soste, fa sì che molti ci dicano preferisco vivere e vanno quindi a prendere direzioni differenti. Un monito tempo quindi va avanti che questa situazione, Balzanelli, è un problema dell'ultime annualità o c'è sempre stato un problema di carenza di medici nel servizio 118? Ma no, i medici sono carenti un po' dappertutto, ma fuggono dal sistema di emergenza territoriale perché non sono vocati al martirio. Dico, da quanto tempo? Da almeno 25 anni c'è questa situazione che peggiora di anno in anno. Il 118 non è mai stato considerato quello che dovrebbe essere, cioè la colonna vertebrale del sistema sanitario nazionale. Vi è una dimenticanza cronica, quindi per rifarmi alla sua domanda, qui noi ragioniamo nell'ordine dei decenni e di un disinteresse di tutti i governi di tutti i colori, che non va bene. Noi il 12 luglio saremo a Roma, in piazza Santi Apostoli, con rappresentanze da diverse parti del paese, dell'Italia, per ricordare ai decisori che non siamo dei fantasmi, per far presente che siamo quelli che salvano la vita delle persone. Nessuno va al posto nostro sullo scenario di un incidente stradale o di un arresto cardiaco improvviso o di un infarto. Meritiamo maggiore rispetto da parte dello Stato e lo pretendiamo a pieno diritto. Perché sta succedendo questa? Questa è una dimenticanza, tra virgolette, o è il voler far andare la sanità in un'altra direzione? Ma certamente noi prendiamo atto di una dimenticanza che, diventando cronica, non può non essere voluta, perché sollecitando da tutte le parti, sollecitando di continuo, agendo da stimolo e da authority culturale come Società Scientifica Nazionale dei Sistemi 118, noi siamo la continuità storica dal 1997 di tutto ciò che è accaduto riguardo al 118 sul piano gestionale sino ad oggi. Beh, nel momento in cui c'è un voltarsi sempre dall'altra parte, dobbiamo ritenere che sia non casuale. Dobbiamo entrare quindi nell'analisi delle specifiche eziologie, quindi dei motivi che sono sottesi a tutto questo. E avete provato ad entrarci in questa analisi? Che risposta vi siete dati? Avete provato ad entrarci in questa analisi? Ma per esempio, casualmente o non casualmente, i medici sono molto di meno dove ci sono molte strutture ospedaliere, perché la presenza di un medico e di un'infermiera a bordo di un mezzo di soccorso fa sì che paziente nel 40% dei casi venga visitato, trattato e lasciato a casa. Se io elimino i medici del 118 si è costretti a portare tutti in ospedale. Evidentemente in alcuni territori si vuole garantire un flusso di riempimento inappropriato nei confronti della rete ospedaliera anche privata. Infatti i medici sono carenti doppiamente nelle regioni in cui c'è una clinica privata ogni 10 metri, un ospedale ogni 50 metri, e quindi fondamentalmente non si interessa che i medici lascino le persone a casa laddove necessario. Questa è una delle ipotesi che noi ci siamo posti, perché sono proprio le regioni più ricche di ospedali, certo, che scoraggiano in tutti i modi la presenza di un medico che può lasciare a casa il soggetto, con notevole invece risparmio di risorse e decongestionamento dei pronto soccorso che scoppiano letteralmente. Proprio la mancanza dei medici del 118 fa sì che le persone invadano inappropriatamente i pronto soccorso con acuzie minori, e tutto questo sta letteralmente facendo esplodere e implodere il sistema ospedaliero dell'emergenza. Intanto grazie per questa lettura. Poi c'è l'accordo ieri con i sindacati per evitare criticità nel periodo estivo e a garanzia della copertura del servizio. Si tratta di un accordo ponte in vigore sino al 30 settembre che prevede, tra le altre cose, la possibilità di andare oltre le 160 ore mensili le previste per ogni medico, riconoscendo 26 euro per ogni ora in più di servizio, un accordo insomma per il periodo estivo. Immagino che voi lo leggiate come un ovviamente un fatto positivo, sicuramente, noi siamo lieti e ringraziamo. L'idea però diventa migliorare le condizioni del lavoro, perché se uno rischia il massacro, indipendentemente dal fatto che guadagna qualche euro in più,
è chiaro che per qualità di vita se ne va lo stesso. È il motivo per cui anche dal pronto soccorso fuggono i colleghi, è il motivo per cui le scuole di specializzazione vengono disertate. Grazie Mario Balzanelli. Grazie a voi. La prossima volta vogliamo vederla in video però. Va bene, promesso. Un saluto a tutti, arrivederci. Buona giornata. Giovanni, hai qualche riferimento in merito? Immaginato, noi in effetti ne ho parlato abbondantemente prima, però voglio dire anche sotto questo aspetto mi sembra che sono state chiare le parole. Sì, ne abbiamo parlato abbondantemente prima, certo, sono state chiare le parole del nostro ospite che vedremo un giorno prossimo probabilmente quando sarà il momento e mi sembra importante. In questo campo ci sono anche altri fenomeni di tipo contingente e locale, insomma, ma ne parleremo appena sarà il momento di parlare della Bruna. Certo, ne parleremo appena sarà il momento di parlare della Bruna. Nel frattempo noi cerchiamo di collegarci con il collega Michele Mitarotondo, in questo momento insomma avrà da dirci qualcosa che riguarda il volley e riguarda una diretta di questa sera, ma ce lo facciamo spiegare integralmente da lui, adesso che il buon Francesco Masciandone in regia lo avrà chiamato e ci sarà il collegamento Skype, quindi in video con lui lo vedremo, Michele Mitarotondo. Giovanni, ti do la parola per qualche minuto ancora. Sì, intanto volevo riprendere un discorso che ha a che fare con posti di lavoro, non sono quelli dei medici di cui abbiamo parlato abbondantemente prima, ma la Gazzetta di Basilicata ci fa sapere subito 60 posti al sole, la svolta green porta lavoro dagli ingegneri ai tecnici di pannelli, tutte le figure richieste da Regione e Shell, quindi il sole illumina il lavoro. Tutti giochi di parole molto simpatici, insomma, che aiutano a fare i titoli un pochino più attraenti. Tutte le figure previste nel progetto sui pannelli solari Regione Shell. È un percorso interessante che si inizia a manifestare, quindi in Basilicata anche questo è un fatto positivo. Grazie Giovanni. E allora salutiamo Michele Mitarotondo. Ben trovato, buongiorno Michele. Buongiorno, ben trovati a voi, ciao. Buongiorno. Ecco. Buongiorno anche buongiorno, da Giovanni. Buongiorno Giovanni. Ciao. Michele, cos'hai da raccontarci riguardo al volley e riguardo a una diretta che questa sera manderemo in onda su TRM H24? A te la parola. C'è un appuntamento di livello internazionale oggi in Puglia che noi seguiremo sul nostro canale, canale 16 TRM H24, a partire dalle 20 come prediretta, poi diretta alle 20 dell'incontro di pallavolo tra Italia-Olanda. Si tratta del torneo internazionale dei due mari promossi dal comitato organizzatore di Taranto 2026 e dalla FIPAV. È un torneo che vede protagonista sicuramente l'Italia di Vincenzo Fanizza. Si tratta dei giovani della Seniores, cioè i giocatori che poi vengono monitorati anche da Fefe De Giorgi, che sono impegnati in questo cosiddetto collegiale. Cos'è un collegiale? È praticamente un torneo di preparazione ai prossimi appuntamenti, quindi fondamentalmente non c'è un trofeo in palio, ma è un test molto importante, ripetiamo, di caratura internazionale, perché il quadrangolare vede impegnate oltre all'Italia anche l'Olanda, il Giappone, la Tunisia. Si parte proprio, lo vediamo in questa schermata puntuale, oggi 4 luglio al Palamazzola di Taranto con Italia-Olanda, match che trasmetteremo in diretta grazie alla collaborazione, al supporto della FIPAV, con una bellissima telecronaca di Piero Giannico, con il commento tecnico dell'allenatore del Prisma Taranto Vincenzo Mastrangelo.
quindi sarà davvero un appuntamento molto molto importante. Pensate che in questi minuti si sta svolgendo un incontro, una cerimonia di accoglienza delle nazionali proprio nella Sala degli Specchi di Taranto, con la partecipazione del sindaco Rinaldo Melucci, dell'assessore allo sport, ma poi c'è anche il direttore del comitato organizzatore di Taranto 2026, quindi Elio Sannicandro, ci sono i presidenti regionali e provinciali della FIPAV, quindi davvero un appuntamento molto importante da non perdere, lo ribadisco. Noi iniziamo con una prediretta poco dopo il telegiornale, poco dopo le 20, con un collegamento con il Palamazzola, e poi cederemo la linea a Piero Giannico e a Vincenzo Mastrangelo per la telecronaca diretta a partire dalle 20:30 di Italia-Olanda, e anche dopo la partita avremo in diretta le interviste con i protagonisti di questa gara. Che è un quadrangolare di preparazione. Preparazione a che cosa? È propedeutico a che cosa questo quadrangolare? È propedeutico alle Universiadi che si terranno in Cina, ovviamente la formazione di Vincenzo Fanizza, che ricordiamo è pugliese al 100%, di Francavilla Fontana. Tra l'altro il torneo si svolgerà il 4 e il 5 luglio a Taranto e poi si chiuderà il 6 proprio a Francavilla Fontana. Dicevamo, le Universiadi tra fine luglio e inizio agosto che si terranno in Cina, e poi ovviamente questi sono tutti tornei giovanili che servono a Fede Giorgi per valutare quali di questi ragazzi insomma si metteranno in luce, perché ricordiamolo, c'è un appuntamento molto molto importante della pallavolo internazionale, quello degli europei. L'Italia deve difendere il titolo, gli europei di pallavolo, l'Italia deve difendere il titolo, l'Italia di Fefe De Giorgi, e quindi i ragazzi che si metteranno in luce sia in questo torneo sia poi alle Universiadi potrebbero entrare a far parte del gruppo guidato da Fefe De Giorgi ai prossimi europei, che a settembre si svolgeranno anche a Bari. Una tappa molto importante. Bene. Sarà quella del Palaflorio di Bari, ma noi vi ricordiamo soprattutto questa tappa, davvero un appuntamento molto importante per il nostro canale, molto importante per tutti gli appassionati di pallavolo, a partire dalle 20 con la prediretta, il collegamento al Palamazzola per i commenti della prepartita tra Italia e Olanda, e poi la diretta a partire dalle 20:30. Grazie Michele. Grazie a voi, a presto. Allora, 20:30, appuntamento Italia-Olanda, facciamo il tifo per l'Italia, ovviamente, Giovanni. Beh, certamente, è chiaro che dobbiamo fare il tifo per l'Italia, mi sembra importante. Anche qualcuno che magari... Gli piacciono i tulipani, va bene, l'arancione, gli orange. Poi può darsi pure che ci siano olandesi che fanno il tifo per l'Olanda. Siamo tutti europei, perché non. E però all'interno uno di noi sostiene le nicchie etniche di appartenenza, insomma. Ma l'Olanda è una nazione civile che va rispettata, e mi auguro che non ci siano le solite intemperanze delle tifoserie, che sono un po', sono quelle cose che stancano poi alla fine, insomma, perché le troviamo un po' dovunque, qualche volta partono addirittura per motivazioni assolutamente futili, e quindi sotto questo aspetto non si può reggere sempre così. Ok, forza Italia intanto, nel senso buono della parola, che in questo caso è viva la nazione, è viva la squadra italiana, ecco, tradotto, perché sennò poi qualcuno potrebbe pensare, perché noi Fratelli d'Italia, e lo traduciamo pure, ci sentiamo tutti fratelli in questa nazione, perché noi Italia Viva abbiamo fatto tutto il percorso, manca solo la P e la D. Ma che bella azione che stai facendo. Azione, ma anche la P e la D, non dimentichiamola, e soprattutto le stelle, che bene che ci contornino.
abbiamo fatto un percorso assolutamente, come dire, in par condicio sicuramente, ma anche, devo dire, demenziale, va riconosciuto. Per alleggerire sempre i toni, certo. E i temi. Quanti minuti abbiamo, regia? Un minuto, Giovanni, cosa ci vuoi leggere? Un minuto, volevo intanto riprendere un argomento che è quello che appunto abbiamo già visto, e cioè 5 scosse di terremoto, non l'abbiamo visto, no, l'avevo visto solo io, 5 scosse di terremoto, e vado a prendere l'articolo, piccolo, uno sciame sismico, una cosa strana, insomma, però ogni tanto anche questo si verificano, sciame sismico a Moliterno, in poche ore registrate 5 scosse, siamo in Basilicata, la più forte di magnitudo 3,2 si è verificata alle 9.36 del mattino, seguita da scosse minori, per la verità, quindi ogni tanto succede di cogliere anche questi momenti di tensione interna del nostro globo terracqueo, come dice la Presidente del Consiglio, e insomma a Moliterno si è registrato questo sciame sismico particolarissimo, insomma. Poi ancora va detto che per quel che riguarda la presenza in particolare di questi fenomeni in Basilicata, sappiamo, ne abbiamo triste ricordo, però ovviamente cerchiamo di fare subito uno scongiuro, perché sono cose davvero che non fanno piacere neanche pensarle, insomma. Va detto poi che per quel che riguarda invece il discorso della musica, penso che ci sarà forse anche qualcosa, i concerti in 15 centri del Materano, 4 date al Mercadante di Altamura, Via al Viaggio nella Grande Musica, il 6 luglio in Piazza San Francesco parte il tour dell'Orchestra Sinfonica di Matera. E allora pubblicità, e poi dopo la pubblicità si ritorna a parlare di Festa della Bruna a Matera. E abbiamo, a più di 24 ore dalla fine della festa di Maria Santissima della Bruna, che si è conclusa, come sapete, intorno alle 11:30, diciamo mezzanotte, con la rottura del carro in piazza. Ci sono stati anche alcuni feriti, per la verità, poi diremo alcuni numeri in merito, ma ascoltiamo l'intervista al presidente a bilancio di questa festa, Bruno Caiella, presidente dell'Associazione Maria Santissima della Bruna, che organizza questa festa. Tutto è andato per il meglio, ovviamente, non sono mancate alcune polemiche su alcuni riti che riguardano la tradizione, forse perché troppo pressati dalle regole della sicurezza. Sentiamo che cosa ha raccontato. Presidente, a poche ore dal termine della 634esima edizione della Festa della Bruna è tempo di primi bilanci. Allora, qual è il suo primo commento? Il commento è estremamente soddisfacente, alla luce di quelle che sono poi le prescrizioni che ci vengono dettate dagli organi deliberanti. Mi riferisco ai fuochi, perché sì, la vinca è stata valutata positivamente, però ci sono delle imposizioni per quanto riguarda sia il calibro da usare, perché bisogna rispettare l'ambiente. Poi, per quanto riguarda ieri sera, c'è stato un deficit tecnico che ha causato una certa interruzione, quindi non spariamo addosso alla Croce Rossa. Già che ci hanno autorizzati a meno di 2 giorni dalla Festa della Bruna, i salti mortali o i miracoli forse l'uomo non è in grado di poterli fare. Veniamo alla processione dei pastori, dove forse si sono registrate le maggiori criticità o malumori. Andrà fatta una riflessione rispetto a come si è svolta quest'anno? Facciamo un bel esame di coscienza, ci mettiamo tutti noi cittadini di fronte allo specchio e vediamo dove abbiamo sbagliato. Pertanto quest'anno la Questura ha preteso siti schermati, quindi ha imposto delle tipo le transenne o posti chiusi e gli steward.
Quindi se non vogliamo far saltare i fuochi anche l'anno successivo, quelli dobbiamo cercare di comportarci in una certa maniera. Non c'è il rischio che alcune tradizioni vengano meno? Beh, questo mi auguro che non avvenga, però a Matera non ci sono siti dove c'è la presenza di 30 metri di distanza da dove c'è la linea di fuoco. Quello che viene prescritto, l'associazione non può non rispettare quello che viene deciso. Chi si sente di ringraziare e poi da oggi si comincia a lavorare per l'anno prossimo? Certo, io devo ringraziare innanzitutto il comitato, che ha lavorato assiduamente per un anno intero, perché questo comitato, grazie a quello che riceve come consenso, lo dimostrano i dati registrati, che sono di gran lunga superiori a quelli del 2019, nonostante gli inviti di alcuni cittadini a non finanziare la festa. La lotteria è stata venduta per intero, anzi se avessimo avuto ulteriori biglietti sarebbero stati distribuiti, e le sponsorizzazioni da privati sono state straordinarie. Pertanto, e poi devo ringraziare pubblicamente la Regione, perché ha recepito le nostre istanze di aumento dal punto di vista come contribuzione in relazione all'aumento dei costi che il mercato ci propone. Quindi grazie a tutti e agli enti territoriali, ai soci promotori che sono stati sensibili a tenerci, a starci accanto, a sostenerci, soprattutto nella difesa di alcuni presidi tipo i fuochi e i cavalieri, perché i cavalieri hanno ottenuto quello che è stato fatto fino al 2019, la presenza dei cavalli e dei cavalieri fino a Piazza Vittorio Veneto. E questo è il bilancio di Bruno Caiella. Leggiamo anche una notizia di cronaca che ieri è circolata. 10 persone sono rimaste ferite a Matera, una delle quali in modo grave durante i festeggiamenti della Madonna della Bruna, protettrice della città. Lo ha reso noto l'azienda sanitaria del capoluogo ad essere rimasta ferita gravemente con una prognosi di 20 giorni. È una donna di 55 anni ricoverata in neurologia per le conseguenze di una caduta a causa della quale ha riportato un trauma maggiore alla testa. Alcuni si sono feriti nelle fasi di avvicinamento e assalto al carro trionfale e 3 sono coloro che hanno subito ferite per aggressioni conseguenti a liti o battibecchi avvenuti durante le varie fasi della festa. Giovanni, ne parlano i giornali anche? Beh, di sì, questo. Ne parlano i giornali, e sicuramente era chiaro che su questo argomento anche qualche riferimento, la notizia è arrivata anche in cronaca nazionale, sì, di altri quotidiani, può succedere, ma è normale. Sul Fatto Quotidiano, però, sul Fatto Quotidiano. Però va detto effettivamente che, verificando il tutto, no? Matera, feriti e panico nell'assalto al carro, un po' di panico ma veramente poco, una decina di persone trasferita in ospedale dal personale del 118, per la verità alcune sono, c'è anche un elenco diciamo dei traumi, qualche distorsione, forse quello effettivamente strettamente connesso al rapporto carro cittadino, e di un signore anziano che ha riportato un trauma, non la rottura, per fortuna non si sono rotte le costole, però è finito spinto contro una ruota del carro per via della calca, e questo è l'unico strettamente connesso. Il resto non, anche la signora che, tra l'altro, per quel che riguarda la versione che leggo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, scusate se uso questa ma è proprio indispensabile, il panico è subito, dunque vediamo subito, i sanitari hanno dovuto prestare soccorso a una donna che ha riportato una ferita alla testa perché colpita da un vaso di terracotta caduto mentre un ragazzo stava scavalcando un davanzale di un'abitazione nei sassi. Allora, intanto nei sassi, intendendo probabilmente non davanzale di un abitato, lo leggo qui dalla Gazzetta. Anche il piano, insomma, può essere successo, ma scusate, se questo è successo, mi dà la sensazione che possa succedere dovunque. Se una qualsiasi persona scavalca un balcone e colpisce una pianta, un geranio che finisce sotto e becca la testa di uno, non è strettamente proprio connesso come fatto in sé all'evento Sassi. Certo, un po' di panico c'è stato, quindi all'evento Sassi, all'evento
l'evento Bruna, perdonatemi, un po' di panico c'è stato, ma vediamo anche, la Gazzetta ha messo anche un po' di fotografie, la Bruna tra folla, follie, 10 ferite, 15.000 allo strazio del carro, e quindi ha anche salutato il numero, ha anche dato il numero e salutato le persone che hanno partecipato. Poi c'è... potevano entrare. Sì, c'era anche una limitazione, insomma, anche se ci sono cifre che stanno girando di non tutte verificabili o verificate, di circa 50.000 persone che sarebbero arrivate anche al di là della zona quella chiusa, insomma, no? Quella contingentata, sarebbero arrivate nella città dei Sassi. Probabilmente sì, probabilmente sono un po' di meno, insomma. Comunque anche questo va messo come segnale positivo. Va anche detto che c'è un'intervista al presidente dell'associazione, del direttivo dell'associazione Maria Santissima della Bruna Caiella. Il bilancio della festa l'abbiamo appena sentito e riportato anche in particolare per quel che riguarda la cronaca del quotidiano, insieme anche al dato appunto in 15.000 per onorare la Bruna, amaro per gli inconvenienti della processione dei pastori, questo è il sindaco, ma per quel che riguarda quello che abbiamo commentato un po' tutti quanti, cioè, e l'abbiamo sentito anche dal presidente che ha attribuito le responsabilità non a se stesso, insomma. Tanti i numeri, molto elevati i numeri di presenze fisiche all'interno della festa della Bruna, elevati anche i numeri di coloro i quali ci hanno seguiti tramite il mezzo televisivo e tramite i social. Questo è importante. È importante, e quindi seguiamo che cosa ci dice Donato Mola in questo servizio. È stata una lunga maratona in diretta televisiva di oltre 20 ore non stop, dalle 4 del mattino a notte fonda. Ogni momento del giorno più lungo di Matera è stato accompagnato dal racconto che TRM Network ha potuto assicurare con una importante produzione editoriale diffusa sul digitale terrestre di Basilicata e Puglia, Sky e TVSat, tutta la squadra sul campo impegnata sul piano autoriale e tecnico con circa 40 unità, ha raccontato senza soluzione di continuità ogni fase del programma da due studi televisivi e con l'ausilio di 3 unità di regia esterna, 2 bracci mobili, diverse postazioni collegate in mobilità e con la novità della vista aerea offerta dal drone. Gli ascolti hanno premiato il nostro lavoro con picchi di audience Auditel nella fascia serale, sfiorando i 35.000 telespettatori contemporanei nel minuto medio, ma presenti in modo costante lungo l'intero arco della giornata. Numeri che legano una comunità diffusa, in loco e fuori confine, che ha restituito feedback di fruizione da ogni dove. Un pubblico sempre più vario e numeroso segue ormai la celebrazione tradizionale di Matera anche attraverso le piattaforme digitali. Il sito e l'app TRM TV hanno registrato un audience di oltre 8.000 visite, 6.800 delle quali provenienti da utenti unici. La maggior parte delle visite è arrivata dall'Italia, con particolare concentrazione da Campania, Puglia, Calabria, Lombardia e Lazio, seguita da Germania, Stati Uniti, Spagna, Francia e Svizzera. La predominanza del mobile è stata significativa, con l'83% degli utenti che hanno seguito l'evento attraverso questo dispositivo, il 14% tramite desktop e solo il 2% tramite tablet. YouTube ha giocato un ruolo fondamentale nella divulgazione dell'evento. Il canale TRM H24 ha totalizzato più di 45.000 visualizzazioni nelle ultime 24 ore tra clip, video singole e diretta streaming. Il picco è stato raggiunto durante la distruzione del carro con oltre 5.000 utenti connessi simultaneamente. La piattaforma ha anche ospitato un'animata chat in diretta. La playlist dedicata, intitolata Festa della Bruna 2023, include non solo le clip principali riprese durante l'evento, ma anche tutti i contenuti prodotti nelle settimane precedenti alla festa. Facebook non è stato da meno in termini di coinvolgimento. La copertura dell'evento attraverso il social media di TRM Network ha superato le 70.000 persone raggiunte. L'interazione degli utenti è iniziata all'alba con la condivisione di momenti salienti, immagini e video in differita di pochi minuti. Si prevede che questi dati cresceranno ulteriormente nei prossimi giorni con l'incremento dell'interesse per i contenuti on demand disponibili nella playlist YouTube dedicata alla festa della Bruna, in cui sarà possibile
possibile rivedere tutti i contenuti e passaggi vissuti, nonché la sintesi della 634esima edizione. Un ringraziamento a quanti hanno seguito ed apprezzato il nostro sforzo produttivo e a quanti hanno reso possibile la sua realizzazione. Insomma, ci vorrebbe una festa della Bruna al giorno per avere questi numeri, sarebbe bellissimo per la nostra vita. Beh, avremmo veramente un... ma... Fammi ricordare gli orari, Giovanni, della messa in onda della sintesi, per chi vorrà usufruire, vorrà godere ancora della bellezza di questa festa che oggettivamente è meravigliosa. 11:30, 15 e 12:30 potrete godere delle sintesi realizzate con tanto di musica, di montaggi accurati dai nostri bravissimi tecnici del 2 luglio, il giorno più lungo dei Materani. Dicevamo, ci vorrebbe una festa della Bruna al giorno. E così leveremo il medico di torno? No, quella no, è un'altra cosa, è la mela quella, però devo dire sarebbe importante perché... voglio dire, i dati sono eccezionali, insomma, no? Ma sono sempre, comunque, costantemente in crescita, anno dopo anno, e devo dire che sotto questo aspetto la città si sta affermando sempre di più, è un attrattore turistico non solamente per, ovviamente, il grande, bellissimo impianto dei Sassi, questa struttura particolarissima, questa antichissima città, come tutti quanti voi sapete, ma anche il resto, anche le manifestazioni, le presenze, le iniziative culturali, le mostre, l'allargamento degli eventi connessi a Maria Santissima della Bruna, ne abbiamo visti tanti, ma ce ne sono stati veramente tantissimi, tra musica, mostre e esposizioni di varia natura. Tutto questo non può che contribuire a far conoscere, a far crescere anche la voglia di visitare una cittadina come quella appunto di Matera, a due passi da Bari, a due passi dalla Puglia, in Basilicata, ma anche ad aprire, come sto dicendo da qualche giorno perché mi piace molto, ad aprire lo scrigno. Da Matera apriamo lo scrigno e ci sono 131 pietre preziose all'interno. Ne conosciamo molte, una di queste ben conosciuta è Matera, è in prima fila lì tra le pietre preziose, è un coinor, proprio un diamante di inusitata bellezza, ma ce ne sono altre 130 da scoprire ed è importantissimo che tutto questo avvenga e che la Basilicata sia poi conosciuta. Allora Giovanni, adesso parliamo di cinema perché verso la fine del mese, dal 25 se non sbaglio al 29 di luglio, poi nel servizio viene tutto specificato nel dettaglio con attenzione, si terrà la quindicesima edizione del Marateale. Ci sono nomi... Altra pietra preziosa, altra Maratea pietra preziosa. E Marateale. La perla del Tirreno, insomma, quindi non a caso viene definita così, e questa edizione, questo evento ha sicuramente in serbo dei nomi prestigiosi che vale la pena, insomma, di ascoltare nel servizio e di andare magari, perché no, a vedere direttamente dal vivo lì sulla costa tirrenica. Seguiamo il contributo. Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Liz Harley, Barbara D'Urso e Francesca Fagnani saranno alcuni degli ospiti della quindicesima edizione di Marateale, premio internazionale Basilicata, in programma Maratea dal 25 al 29 luglio. La manifestazione è stata presentata in un incontro con i giornalisti che si è svolto a bordo di un treno Frecciarossa che è partito da Roma, ha raggiunto Maratea. Quest'anno Marateale è diventato un vero e proprio festival, sono arrivati circa 2240 tra lungometraggi e documentari provenienti da tutto il mondo, da circa 108 paesi. Questo significa che il Marateale è diventato ormai un festival non internazionale ma di più mondiale. Noi come organizzazione siamo molto soddisfatti di questo. Anche quest'anno sono stati promossi tre concorsi a partire da marzo, Marateale in Green, Marateale in Short e Marateale School. Ovviamente quest'ultimo è aperto soltanto per le scuole della Basilicata. Tutti e tre i concorsi hanno visto grande partecipazione e soprattutto quello Green porta avanti il tema sulla sostenibilità ambientale che il Marateale porta avanti già da anni. La quindicesima edizione del Marateale a Maratea 2023 sarà particolarmente interessante per tutti perché ci sarà la possibilità di vedere tantissimi ospiti internazionali, attori, registi,
ci sarà la possibilità di vedere dei film in prima visione non solo nel Parco del Santa Venere ma anche a Fiumicello. Quindi abbiamo su tutto il territorio di Maratea la possibilità di coniugare l'arte, la cultura, la bellezza e il paesaggio. L'occasione del Marateale sarà anche poter lanciare la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026 di Maratea. Durante il programma di quest'estate si terrà un tavolo proprio dedicato alle capitali italiane e alle capitali europee e noi lanceremo la nostra candidatura. Inoltre, vicino al centro storico, inaugureremo la nostra Walk of Fame, dove verrà appunto messo il ricordo dei personaggi importanti che nel tempo verranno al Marateale, iniziando da quest'anno, in un'area molto vicina ad un parco che diventerà anfiteatro, un primo anfiteatro con una vista bellissima sul Golfo di Policastro, proprio vicino al centro storico. Quest'anno sarà un'edizione sicuramente scoppiettante, un'edizione giovani, saranno tantissimi giovani attori che saranno presenti a Maratea, insieme a molti nomi noti, tra cui Maestro Verdone, Giancarlo Giannini, Maddalena Ghenea, Laura Chiatti e Marco Bocci, Paolo Genovese e il nostro grandissimo Rocco Papaleo, Pio Amedeo, i ragazzi di Mare Fuori, sono Liz Harley, una attrice internazionale, un'altra attrice di Bollywood, un'altra star di Bollywood, e siamo in attesa ancora di confermare altre due star, ma che speriamo di poter rivelare nei prossimi giorni. Poi avremo ancora Edoardo Leo, insomma sono tante gli attori e le attrici presenti a Maratea. Un premio speciale va anche a Francesca Fagnani, giornalista per il giornalismo televisivo, un altro premio speciale va anche a Barbara D'Urso per la televisione. Insomma sono veramente tanti gli ospiti del Marateale, ma soprattutto saranno, lo ripeto ancora una volta, tantissimi giovani. Terzo anno che Trenitalia collabora con il Marateale, è una collaborazione che ha tanti significati. Beh, prima di tutto proprio il Marateale, che è un festival particolare, è un modo di avvicinarsi al cinema anche diverso, perché non è solo cinema, sono anche momenti proprio di scambio, di cultura, dove importanti personalità incontrano le persone quasi come se fossero delle classi di cinema, molto interessanti. E poi è molto sud, i nostri treni non solo vanno a Maratea ma vanno un po' in tutto il sud, e quindi l'offerta estiva si amplia in modo importante per Trenitalia, andando a collegare tutti quelli che sono i luoghi iconici, e non solo i luoghi iconici, i luoghi che aumentano sempre di più dal punto di vista dell'interesse turistico per i turisti italiani ma anche per i turisti stranieri. Quindi io invito tutti a andare in vacanza in treno. Il rapporto col Marateale, appunto, è il terzo anno che siamo insieme. Per noi è fondamentale andare a supportare con questa partnership tutti gli eventi culturali, supportiamo anche altri eventi, ma il Marateale è particolare perché è proprio un'icona per noi, per spiegare, far vedere come si può arrivare in un posto come Maratea, che sembra difficile da raggiungere, benissimo, facilmente in treno. Quindi perché è importante? Perché unisce proprio la possibilità per tutte le persone di andare a un evento particolare in un posto anche abbastanza appunto difficile da raggiungere, ma in modo molto semplice in treno. Il rapporto tra il cinema e i treni è storico, diciamo, non sono io a raccontarlo perché magari non sono il massimo esperto, ma sicuramente quando è nato il cinema in qualche modo è nato sui treni, perché gli esempi di film importanti con attori importanti che hanno fatto la storia del cinema insieme al treno sono tantissimi. Ancora oggi, che in qualche modo il treno è un mezzo di dominio pubblico che riguarda milioni e milioni di persone, ancora oggi l'interesse di girare film, girare fiction in treno è fortissimo. Abbiamo avuto per esempio l'ultimo iconico importante, è stato l'ultimo James Bond, che ha visto tante scene girate proprio sul nostro Frecciarossa. Siamo orgogliosi di essere parte del Marateale. Per Stardust c'è un enorme senso di responsabilità, perché nel momento in cui si parla a milioni di giovani, ragazzi e ragazze italiane, bisogna trasmettere arte, cultura, che sono rappresentati dal cinema, bisogna trasmettere le bellezze del territorio e farle conoscere ai più giovani, che significa Maratea, e bisogna anche far conoscere quelli che sono i servizi, no? Che poi vengono messi a disposizione a supporto di iniziative come questa, che significa Trenitalia e Frecciarossa. Con Stardust siamo felicissimi di farne parte, abbiamo quattro ragazzi e ragazze che oggi sono con noi sul treno che ci sta portando a Maratea, e ne avremo tantissimi durante i giorni del Marateale. Siamo davvero contenti e onorati di farne parte.
e sono felicissima di condurre una delle serate del Marateale. Per me è un'emozione incredibile. Il Marateale è sicuramente un luogo di incontri, di colleghi, di amici, di registi, di star internazionali, quindi non vedo l'ora di arrivare a Maratea. Sono contento di essere presente al Marateale, un festival diventa sempre più importante, sempre più bello, in un posto che è già bello di suo. Nicola Timpone è un amico e finalmente siamo riusciti a combinare il suo invito appunto a una manifestazione così importante con una pausa di tournée che mi vedono reso fortunatamente in teatro a tempo pieno. Quindi me la sto spizzando la presenza al Marateale come le carte a poker, non vedo l'ora che arrivi. Io lascerò la veste di conduttrice radiofonica per tornare alla mia veste di sempre, che è quella di cantautrice. Presenterò il mio nuovo singolo, di cui adesso non posso spoilerare il nome, ma insomma a breve lo saprete, e quindi ci sarà questa presentazione, ci sarà il nuovo singolo, il nuovo video, nuova immagine, ma soprattutto ci sarà la bellezza del Marateale. Sono molto onorata di ricevere questo premio, sono molto felice di stare oggi sul treno per questa conferenza stampa. In realtà non è la mia prima intervista su un treno, ho già vissuto questa bellissima esperienza anche 11 anni fa, e sempre un onore, sempre ovviamente un piacere ricevere un premio, soprattutto in una cornice così importante e così bella. Allora Giovanni, siamo in chiusura di questo nostro live special che ha trattato davvero tanti temi quest'oggi, dalla cronaca, dalle carenze, dai sovraffollamenti, dal buco dei medici fino al volley, la bruna, il Marateale, il cinema, e siamo in chiusura. Siamo in chiusura e facciamo vignetta e quant'altro. Facciamo una chiusura collegata alla vignetta di Giannelli, il quale che fa? Beh, intanto ci fa piacere perché è una chiusura collegata anche in parte con la città di Matera, dove l'autore di questa poesia ha insegnato, si chiamava Giovanni Pascoli. Allora Giannelli, eccolo qui, vediamo l'aquilone, no? E c'è una Meloni che corre con un aquilone, l'aquilone è il simbolo, l'aquila della Confindustria, e ovviamente c'è scritto sopra: c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico. È l'inizio della poesia L'aquilone di Giovanni Pascoli, che tra l'altro è leggibile questo inizio anche sul piedistallo del busto intitolato a lui, presente nel centro storico della città di Matera. E quindi Meloni che corre con l'aquilone dice che c'è qualcosa di nuovo, anzi di antico, nell'aria. Alla prossima! Grazie Giovanni, grazie a voi per essere stati con noi, per averci scelto anche questa mattina, e ci rivediamo domani 8:00-9:30, repliche in mattinata. Buona giornata.